Perdonatemi, è venuto un signore adesso, ha portato dei fiori alla Madonna, è il papà di Francesco. Francesco era un bambino, se ho capito bene, proprio di Casandrino? Di Casandrino? Che ha avuto la meningite, piccolino? La Madonna ci ha fatto la grazia, è uscito fuori pericolo. Benissimo! E voglio dire un'altra cosa, perché è importante, perdonatemi, lo so, però è importante, i segni sono importanti, qualcuno... Noi pregammo, vedete, nulla è per caso, non lo dimenticate mai, nulla è per caso. Molti di voi che vengono a messa, non tutti, ma molti di voi che vengono a messa, noi pregammo per un ragazzo che si chiamava Antimo, che non è di Casandrino. Entrò in coma per un virus, si pensava alla meningite, anche lui, ringraziando Dio non era meningite, però era un virus che lo stava portando alla morte. Marco Pallaposta si sono incontrati con il papà e con Francesco e adesso stanno bene tutti e due. Antimino, siamo andati ieri a trovarlo. E di Lusciano, mi lega tanto, lui, la famiglia mi lega tanto, di Lusciano, bene, Antimino sta bene, anzi scherza troppo, scherza troppo perché è molto vivace, e si sono incontrati per caso, si sono incontrati sull'ospedale con papà, con il papà di Francesco, e adesso ringraziando Dio e la Madonna, tutte e due famiglie sono contente e noi siamo felici di questo.